Enrica Maria Tonola, 70 anni compiuti. Leu, liberi uguali di grasso. Io sono pensionata e ho del tempo libero, perché ho deciso dopo 52 anni di lavoro con minore in difficoltà, che avevo ancora delle risorse da spendere per dare, per mettere a disposizione la mia competenza acquisita in questi 52 anni. È quello che riguarda la formazione e il digitale. Direi le misure contro la povertà. In discontinuità, il Jobs Act, assolutamente da rivedere. Allora, io credo che la Liguria abbia un grandissimo bisogno di infrastrutture per collegarla al resto del paese, che secondo me si sono fermate da troppi anni. Allora, per ridurre la spesa pubblica è assolutamente necessario incidere sull'evasione fiscale, che ha raggiunto livelli non più accettabili. Per abbassare la tassazione bisogna rivedere un po' tutto quello che è l'assetto del lavoro, perché chi dà lavoro deve avere una tassazione adeguata in modo da poter continuare a dare lavoro. Per creare occupazione è necessario che noi rivediamo tutta quella che è la partita che riguarda i centri per l'impiego, che devono tenere in mano la domanda e l'offerta in modo più congruente. Per migliorare l'accesso al credito credo che ci sia la necessità che attraverso le politiche d'intesa con le banche ci si metta a disposizione di quelle che sono le piccole imprese che ne hanno un bisogno estremo. Il tema della burocrazia è un tema assolutamente da rivedere. Per poterla cambiare c'è una grande necessità di pianificazione e di eliminazione dei doppioni ai quali ci sottopongono le attuali normative. Per migliorare questo c'è bisogno di un'azione sinergica con tutte le regioni vicine, ma anche con l'Europa, perché noi non possiamo più permetterci di essere ai margini quando abbiamo tante potenzialità. Mi rifaccio a quello che ho detto prima: ci deve essere intanto un sostegno alle imprese che possono assumere, ma soprattutto l'incrocio della domanda e dell'offerta. Per aiutare le donne che lavorano è necessario rivedere tutto il piano che riguarda la famiglia, non solo la donna, perché la donna sta dentro una famiglia. Sono necessari asili nido, ma sono necessari, secondo me, dei grandi piani di pari opportunità, in modo da avere le donne che hanno gli stessi stipendi degli uomini per la stessa mansione. Il mio primo impegno, se sarò eletta, sarà quello di conoscerle meglio, perché io ho sempre lavorato in un'area completamente diversa e le conosco, ma non a sufficienza per poter fare delle azioni positive nei loro confronti. Il futuro è a portata di mano. Valore artigiano.